mettere in un sauté una noce di burro, un 50 grammi, mettiamo 35-40 grammi ogni persona, di bacon a listarelle, fatto leggermente tostare a basso calore, bagnando con della crema di latte in misura. Una volta ottenuta questa crema che serve, ecco che si aggiunge fuori dal fuoco un rosso d'uovo. La crema avrà acquisito un bel color giallo, ecco che condisce i suoi spaghetti e all'ultimo momento del servizio una grattatina di pepe nero al momento. La carbonara deve essere cremosa, molto cremosa, a onda di mare, perché se è asciutta, però non dice niente, perché specialmente quelli che ho visto con i miei occhi, a mezzo l'uovo intero, l'albume è un paciugo che addensisce. Io sono il generale Lis. Se sono passati 64 anni, la carbonara è ancora come allora? Come l'avete trovata questa sera? Ma io l'ho trovata splendida, ne avevo perso la memoria in 64 anni, però l'ho ritrovata come quella sera, immagino. Lei non aveva mai più mangiato carbonara dopo 64 anni? Assolutamente no. Secondo Churchill, invece, com'è stata la carbonara di stasera? Buonissima, buonissima, molto buona, grazie. Molto buona. Un bel sigaro dopo la carbonara? Certo, certamente. Ci vuole? Ci vuole, sì.